Eh sì, se devo dire la verità e essere onesto, ancora una volta ci sono ricascato. Mi è stata strappata l'anima dal petto, dal corpo, dall'essere, dal mio io. E mi è stata rubata ancora una volta da sta cazzo di Blizzard. Ancora una volta ci sono ricascato con World of Warcraft. Ancora, ribordici, cioè mi ero disintossicato 2 anni fa. Ve lo giuro, 2 anni fa. Era, lo avevo riprovato nel giro una settimana gratis, ma una settimana in 2 anni nemmeno ve la conto, sono sincero. Ci sono ricascato, me le so fatte tutte le espansioni, ho giocato al Vanilla, Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Pandaria, Draenor. Se devo essere la verità, devo dire la verità, se devo essere sincero, ho fatto fino al livello 99 e poi mi sono fermato perché non mi era piaciuto. Non mi era piaciuto perché tornare a Nagrand, tornare nelle terre di Burning Crusade, che io, ragazzi, parere mio personale, reputo quelle non le più brutte, perché poi alla fin fine tutte le mappe che hanno fatto Blizzard sono sempre state belle interessanti, però quelle forse che mi hanno colpito di meno, che mi sono rimaste meno impresse nella mente e nel cuore, sinceramente, perché io, lo sapete, mi sono sempre divertito e non vi ho mai nascosto che lo reputo il miglior MMORPG che c'è sul mercato, e sì, perché no, mi piace abbastanza da giocarci, però Draenor, riportandomi appunto nelle terre di Burning Crusade, più o meno, che poi non erano proprio quelle, però più o meno erano quelle, non mi era piaciuto, anche tornare a Shattrath, altre cose, non mi era piaciuto. Questa invece, espansione di Legion, mi ha preso e c'è una forte critica, vi devo dire la verità. Di sottofondo c'è una forte critica perché tutti i giocatori di World of Warcraft, come me, ora uno dicesse, come lo rivorresti WoW? Vanilla, sicuramente non si scappa, tutti lo rivorremmo così. Però l'espansione più bella di World of Warcraft per il 90% dei giocatori è stata Wrath of the Lich King. Perché uno, si cambiava setting completamente buttato nelle terre del nord. Northrend, non vi dico Nordania perché è tradotta a merda, cazzo. È come Roccavento, Stormwind. Ci sono delle cose che non andrebbero tradotte in italiano. Un è lo strigo, Geralt di Rivia. Geralt di Rivia, un è lo strigo. È il Witcher, cazzo. Quindi stiamo buoni. Stiamo vivendo a piangere, veramente, se ci penso. Dandelion, non è ranuncolo. Dandelion, vabbè, a parte, lasciamo sta. Se no divago troppo, al solito mi perdo. È stato bello vedere Northrend perché ci riportava Tartas, da Lich King, ragazzi. La figura più famosa di tutta l'ambientazione di Warcraft. Sì, c'è Illidan, c'è Sylvanas, c'è Tyrande, c'è Malfurion, c'è Senarion, ce ne sono tantissime. Ma la figura più emblematica che ci rimane in testa, uno pensa, Warcraft, cosa ti viene in mente? Ti viene in mente Arthas, ok, Anduin, Lothar e tutti gli altri che ci sono stati, però Warcraft 1 e 2 non se li cacò tanto nessuno quando uscirono. Warcraft 3 invece fece il boom e poi appunto anche Frozen Throne. Ci viene in mente Morte Gelida, ci viene in mente Frostmourne, ci viene in mente Arthas, il Cavaliere della Morte, il vero e unico Death Knight. E l'espansione di Northrend fu la più bella di tutte che io ho giocato. Vi assicuro, in lungo e largo me la sono spolpata e strano da parte mia portai i due personaggi al cap, che al tempo era 60, 70, 80? Mi sembra Northrend era il 70 o l'80? No, il 70 era Burning Crusade, forse sì, era l'80. E ci portai due personaggi addirittura, il Cavaliere della Morte, e ci portai anche il Druido, perché il mio personaggio di sempre è il Druido, che ce l'ho fino da Burning Crusade, non l'ho mai cambiato, li provo un po' tutti, ma l'unico che ho full vestito e tutto è lui, è il Druido, perché mi piace da morire l'idea, è una classe che può fare tutto, cura, casta, fa DPS, tanca, si trasforma, vola, non c'ha bisogno di mount, anzi diventa lui una mount per qualcun altro, è una figata assurda. E questo Legion mi sta piacendo e la critica lo vorrebbe come l'espansione più bella di WoW al pari di Wrath of the Lich King appunto. Ora forse ci stiamo allargando, però vi posso dire una cosa, per quello che ho provato e per quello che ho visto finora, no, non ci si avvicina a Northrend e non la supera, però gli sta in coda. Forse dopo Northrend è l'espansione che mi sta piacendo di più, perché ci riporta a parte a combattere la Legione Infocata, vabbè, quello
Illidan che prima muore, poi torna in vita, Malfurion morto, poi Richer, ci si capisce più un cazzo. Però mi piace perché, a parte che si cambia un po' ambientazione, si ritorna nel bosco dei druidi, si ritorna nel sogno, nell'incubo dei druidi, ora non voglio spoilerare, si torna in tanti posti, Moonglade, già visti, viene inserito l'enclave, che a me piace da morire come idea, ma soprattutto veniamo ricatapultati un'altra volta in ambientazioni molto più colorate e pittoresche classiche di Warcraft, laddove Draenor aveva creato un'ambientazione molto più cupa, distrutta, un po' come Cataclysm. Che Cataclysm poi alla fin fine era la distruzione, ma anche la vita. Dall'altra parte, questa Legion ci riporta un pochino più secondo me, nei vecchi canoni, nei vecchi dettami, laddove Pandaria aveva invece esagerato creando una specie di Kung Fu Panda su Warcraft, nell'ambientazione di Warcraft. Questa volta Legion ci riporta, secondo me, in ambienti a noi molto più consoni, ricercati ed amati. Quindi ci sto rinerdando da paura, mi sta piacendo da morire. Molto carina l'idea della mappa tattica che ti fa scegliere quale storia seguire. Questa è una figata che non ti dice fai qui, poi qui ti manda qui e qui ti manda qui. No. Ci sono 5 grandi quest principali più una finale, ti fa scegliere lui dove iniziare, le puoi fare come cazzo ti pare a te. Che è una cosa molto carina, l'enclave anche, Gando che sostituisce la fortezza, la roccaforte che era stata inserita in Draenor. E ragazzi, è una droga. Sì, me l'ha regalato Blizzard il gioco, però io ho già rinnovato 2 mesi di gioco. Magari li farò tutti e due e poi dopo mi romperò anche le palle, perché a breve, vi ricordo, rinizierò a farci video. Cordiance è cambiato? No. Rinizierò a farci video su Armalife Italia che sta per aprire il 12 di settembre, il server di Ninja, la mod. Però sono tornato a giocarci molto, ci sto buttando almeno 2 ore al giorno tutte e sono quasi al level cap e mi sta piacendo da morire. Quindi ancora una volta Blizzard pollice in su, però sinceramente mai nerfato Widowmaker, mai nerfato McCree, mai nerfato Congelina May, porca puttana, meno male che ti sei ripresa perché dopo Overwatch iniziavo ad odiarti. Blizzard. Dai, avanti a gonfie vele, ragazzi, Legion, provatela se siete fan di Warcraft. E io, che mi avrete chiesto su che server giochi, gioco su Pozzo dell'Eternità, perché non voglio che mi si rompano i coglioni mentre questo. Ho venduto l'anima? A bestia. Ciao, belli.